Siamo a bordo di Lexus RX 450H e come vedete sta girando un DVD, perché questa è una vettura dotata anche di lettura DVD dal disco, ovviamente qui in plancia, e nulla è lasciato al caso perché c'è anche l'altoparlante centrale posto ben sopra la palpebra, quindi anche l'audio con un impianto dedicato Mark Levinson che suona veramente bene, insomma tutto votato alla coccola del guidatore ma anche dei passeggeri, perché sono disposti dietro ai sedili anteriori due display che possono essere utilizzati per qualsiasi fonte, perché abbiamo degli ingressi analogici che possono visualizzare ogni fonte analogica. Ma torniamo sull'infotainment, usciamo dal DVD. Abbiamo due parti per il controllo, una qua in plancia con le sorgenti più utilizzate e due pulsanti per spostarsi nei menu, oltre a due rotelle volume e anche qua movimento nelle varie liste, e poi questo pad che è molto particolare perché ha un feed che riproduce i pulsanti che troviamo nel display, quindi fa gli scatti che sono sincronizzati con gli scatti là sul display. Molto particolare, più facile da farsi che da dirsi. Comunque col pulsante menu entriamo nella home page di configurazione. Sono mille i parametri che possiamo configurare, dal veicolo che ci fa vedere l'andamento dell'energia, perché stiamo parlando di un veicolo ibrido, fino alle impostazioni, alle informazioni sul traffico, sui parcheggi che abbiamo nei dintorni, le configurazioni non solo dell'infotainment ma anche proprio del veicolo, con la possibilità di personalizzare il veicolo su più impostazioni. Abbiamo poi la possibilità di entrare nella navigazione, e ci entriamo direttamente da qua, ma prima volevo far vedere il climatizzatore, che può essere gestito direttamente dal grande pannello con i pulsanti poi posti nella plancia, e gli ultimi due menu sono quelli relativi al telefono, perché ovviamente ha una viva voce che funziona molto bene anche ad elevate velocità grazie proprio all'insonorizzazione di questa vettura, e ultimo ma non ultimo la parte audio. Parte audio che può essere qua in alto declinata in radio AM, FM o DAB, quindi Digital Audio Broadcasting, con 6 stazioni prememorizzate, oppure, se andiamo avanti, possibilità di collegare il disco. Adesso abbiamo dentro un DVD ma legge tranquillamente gli MP3, un iPod, in questo caso collegato con il cavo alla USB che è messa qui nel cassettino di fianco a un ingresso ausiliario e sopra la presa accendisigari, quindi comoda se vogliamo ricaricare qualsiasi device. iPhone viene letto sia come telefono, come iPod, oppure anche in Bluetooth, ovviamente collegando il cavo. Adesso siamo collegati col cavo in modalità iPod, possiamo selezionare la musica, andiamo su una musica che ci faccia sentire un pochino la qualità audio di questo impianto. Gangnam Style. Gangnam Style. Ok, devo dire che anche al volume massimo l'impianto non distorce mai, ha un ottimo subwoofer, si sente veramente molto molto bene. Questa è la schermata principale della vettura, dove abbiamo tre informazioni, quella relativa al climatizzatore, alla vettura e al navigatore. Questa informazione si può poi ingrandire, sia quella della vettura sia quella del navigatore, e proviamo a inserire una destinazione per vedere la velocità del navigatore. Navigatore che funziona molto bene, ha la possibilità di fare ricerche online, in questo caso un cellulare va configurato per fare da modem. Una cosa che ho trovato non proprio comodissima, il fatto che prima ci chiede di inserire la strada e poi la città, se no bisogna spostarsi manualmente sulla città e andare a inserire. Comode le ultime città inserite, e andiamo a mettere una strada a caso. Ok, e attiviamo la navigazione. Una volta che
la navigazione e la destinazione viene impostata, il navigatore studia la strada e possiamo anche chiedergli tre percorsi alternativi, il più rapido in maniera secondaria, diciamo quello un po' meno rapido del primo, e il percorso breve. Una volta selezionato poi partirà la navigazione web, che è il percorso guidato comincerà, che è in 3D e soprattutto ci fa vedere anche i palazzi quando andiamo verso la città. Qua ci dà informazioni sull'ora di arrivo e sui chilometri rimasti all'arrivo e ovviamente grazie al TMC ci dà anche informazioni sul traffico. Beh, direi un infotainment davvero molto molto completo, che viene ulteriormente arricchito dai pulsanti sul volante che ci permettono qua di cambiare la sorgente di ingresso tra radio, iPod e quello che è collegato, il volume, e qua cambiare la traccia. Quindi un infotainment che è molto completo, forse la grafica un po' anni 90, sarebbe un po' da rivedere la parte grafica, ma come funzionalità veramente al top e soprattutto suona veramente benissimo.